Ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo video, sono Papolox per Altine Team FIFA Italia e siamo qui oggi con un nuovo video riguardante FIFA Ultimate Team. Oggi non tratteremo una review ma sono qui con uno squad builder divertente, un pochettino diverso con due dei Team of the Season most consistent che sono... che erano nella squadra che è appena passata questa settimana, quindi due giocatori di cui nessuno dei due è oro, però molto divertenti. Io li ho visti già dalle statistiche, mi hanno intrigato e li ho voluti mettere entrambi nella stessa squadra. Questa è la squadra e partiamo dal portiere che è Buffon, non ha bisogno di presentazioni, giocatore secondo me fortissimo, l'ho utilizzato praticamente solo lui quest'anno, 113 partite, fortissimo, insomma nient'altro da dire. Difensori centrali, uno è Barzagli, anch'esso molto forte, poi statistiche paurose per il costo veramente irrisorio è un affare, e l'altro difensore centrale che ci servirà poi per l'intesa con uno dei due Team of the Season inseriti in questa squadra è Cabasele, difensore che ha delle statistiche ottime, 78 di velocità, 73 di difesa, 78 di fisico, che per un argento devo dire che non è niente male. Tra l'altro è alto 1,87, quindi abbastanza alto, possente, devo dire che si comporta molto bene in game. E terzino destro, anch'esso ci serve per fare intesa, Castagne, terzino destro belga, 79 di velocità, 69 di difesa, 72 di fisico, niente di che, insomma, non è niente di particolare, ci serve solamente per fare intesa. Terzino sinistro invece abbiamo niente po' di meno che Alex Sandro, un terzino sinistro secondo me fantastico e devo dire che è forse il terzino con cui io mi trovo meglio quest'anno su FIFA. Adesso passiamo al centrocampo, sulla sinistra abbiamo quello che forse è il centrocampista più forte quest'anno di FIFA, che è Marchisio, giocatore incredibile, veramente incredibile. Questo è quello base, non voglio neanche immaginare quello Team of the Season come possa essere. Centrocampista centrale, Parolo, che ci serve semplicemente per poter fare intesa al massimo, e devo dire che mi sono sempre trovato benissimo con lui perché ha tutte le statistiche sopra al 74, che è la velocità, quindi tutte statistiche molto buone. E tra l'altro si inserisce anche molto bene, quindi fa degli ottimi assist, infatti ha fatto 23 assist, ottimo, veramente ottimo giocatore. E adesso sulla destra finalmente quello che è il primo Team of the Season, un giocatore bronzo, Ndidi, nasce come centrocampista difensivo, io l'ho messo centrocampista centrale perché comunque ha 85 di velocità, un 70 di difesa e un 78 di fisico, per un giocatore alto 1,87, tra l'altro lui è un giocatore del 1996, quindi ha 19 anni. Giocatore fortissimo, un bronzo con delle statistiche incredibili, 10 partite, 2 gol, va bene, questo non c'entra molto per quello che è il centrocampista, però è molto solido, tende a stare un pochettino più in difesa, però davvero quando un attaccante qualsiasi si trova lui di fronte ci sbatte addosso e perde la palla. È veramente forte, non me lo sarei mai aspettato da un bronzo. Sono rimasto veramente molto, molto colpito, veramente ottimo giocatore. Provatelo perché merita tutto, poi non costa nulla, essendo un bronzo costa meno di 7.000 crediti adesso, io l'ho pagato 7.800, adesso dovrebbe costare addirittura di meno, quindi veramente nulla. Sulla destra poi troviamo Bernardeschi, al posto di Bernardeschi si può tranquillamente mettere un Candreva se vi trovate meglio, io ho messo Bernardeschi perché lo volevo provare, 4 stelle mosse abilità. È un giocatore che mi piace molto nella realtà, costa 600 crediti e l'ho provato. Se volete e se preferite potete mettere tranquillamente un Candreva, un Berardi, un quello che volete. Però devo dire che anche Bernardeschi, per quanto mi riguarda, è consigliato. 10 partite, 4 gol, 1 assist. È molto rapido, molto agile. Mi sono trovato molto, molto bene, davvero. Complimenti a Bernardeschi. Se volete usare, usatelo, altrimenti Candreva che andate sul sicuro. Punta centrale, Balotelli, perché ha le 4 stelle skill, le 4 stelle piede debole, anche se il rendimento giocatore basso basso quest'anno si sente un bel po', infatti non è un granché, 47 partite, 22 gol e 16 assist, non è niente di che, insomma, è un giocatore normale, mi serve per l'intesa, mi piace comunque perché ha le 4 stelle skill e quindi è uno che la palla la sa tenere tra i piedi. Io comunque mi sento di consigliarvelo perché non segna moltissimo, però comunque 22 gol, 16 assist, si muove benissimo in attacco, libera gli spazi, fa le sponde. Secondo me in questa squadra ci sta più che bene. E adesso quello che secondo me è la punta di diamante di questa squadra, l'altro Team of the Season, gioca in Bundesliga 2 nel Friburgo ed è Vincenzo Grifo, giocatore che io personalmente nella mia ignoranza non ho mai sentito nominare, 14 partite, 14 gol e 2 assist. 4 stelle mosse abilità e costa veramente ora sui 15.000 crediti, forse qualcosina di meno, quindi veramente nulla.
giocatore che a me è piaciuto molto personalmente, mi sono trovato molto bene, è agile, riesce dalla sinistra ad accentrarsi e tirare, fa un sacco di dribbling e i dribbling si fanno con estrema facilità. 83 di velocità, 78 di tiro, 80 di passaggio, 80 di dribbling, insomma, direi che ho detto tutto. Un giocatore che va provato, poi costa veramente poco, quindi si può provare facilmente, un pochettino tutti lo possiamo provare. Io mi sento appunto di consigliarvelo perché veramente vi stupirà. Questa, insomma, è la squadra. Se volete giocarci a divisioni, potete farlo tranquillamente, alla fine basta essere un pochettino intelligenti per riuscire a vincere comunque. Nelle partite con gli amici è divertentissima da usare. Sono i due team of the season, due giocatori incredibili che non mi sarei mai aspettato, anche perché sono un bronzo 64 e un argento. Provateli davvero perché non costano nulla. Se volete fare questa squadra, fatela, perché a parer mio è competitiva, è buona, ci si diverte un sacco e quindi cosa volete di più? Per questo video è tutto, Pavlox vi saluta, ciao a tutti!